L'esempio non è la cosa che influisce di più sugli altri, è l'unica cosa. Albert Schweitzer. La storia dei maestri del lavoro di Piacenza è una lunga storia di esempi, tiene sveglie le coscienze, si propone ai giovani in particolare, oggi in grande difficoltà per capire la propria strada. Dà vita ai buoni esempi. Sarai esentato dallo scrivere delle buone regole, Pitagora. Ma perché regole, esempi e consigli rimanessero, sono stati scritti. Oggi la presentazione del libro. La storia del Consolato di Piacenza. Abbiamo pensato che 60 anni di storia era giusto raccontarli. Quando siamo partiti non pensavamo di trovare così tante informazioni, così tante notizie. Abbiamo scoperto tante cose delle sue origini, ma non solo delle origini del Consolato di Piacenza, ma anche di come nata la decorazione della Stella al Merito del Lavoro. Nella sala degli arazzi del Collegio Alberoni, le autorità, imprenditori, maestri insigniti di medaglia d'oro, docenti degli istituti piacentini. Poi una lunga conversazione, guidata da Gaetano Rizzuto, già direttore di Libertà, di spessore il contributo del presidente nazionale della federazione, Vincenzo Esposito. I maestri del lavoro, presidente? Sono un gioiello nello scrigno della federazione. Noi li abbiamo visti sempre come un punto di riferimento. E apprezziamo soprattutto, oltre alla qualità e alla produzione, il rapporto che esiste tra i vari maestri del lavoro. Loro si dedicano completamente a questa missione, perché è una missione, è un volontariato che serve a trasmettere alle giovani generazioni le nostre esperienze. A conclusione, la consegna di attestati e a tutti il libro sulla storia delle stelle.